A tutte. Ciao a tutti! Benvenuti in un nuovo video. Questo è un video che mi è stato richiesto e ho detto che l'avrei fatto di mostrarvi alcuni dei clear stamp che avete visto nell'ultimo video haul timbrati. Quindi, ovviamente, non è che vi mostro per ogni singolo set tutto, vi faccio una dimostrazione di alcuni, tanto per farvi vedere come sono. E approfitto per questo di farvi vedere i timbri che ho, che erano quelli di AliExpress, sanno che funzionino ancora perché da una vita che non li uso più. Li proviamo insieme, se no uso il memento per farvelo vedere. Perché mi è stato chiesto molte volte se quelli di AliExpress sono validi. Come vedete, io all'inizio avevo comprato questi perché mi piacevano moltissimo e avevo tutta la gamma di questi sfumati. Questi invece no, sono di quelli Ma della non è Lidl. che si seccano magari. Sì, potrebbero essere secchi, purtroppo. Questi invece sono i Versa, vi mostro anche questi per il fatto che io non riesco a trovare né l'oro né argento che timbrino bene. Questi non sono ovviamente di AliExpress, sono quelli della VersaMark, sono i Versa Color. Ho provato l'oro e l'argento di questo set e anche di questo che l'ho sempre preso in un negozio, questo qua è quello della stamperia e anche questo pessimo, perché addirittura questo come lo timbri? Il pigmento tende l'oro a venire via, rimanere attaccato dappertutto e rimane una sorta di verde oliva sotto, una cosa orrenda, ve l'assicuro. Questi vanno già meglio, ma non sono ancora un oro ideale. Io dopo ho abbandonato il discorso timbri, ma per il fatto perché ho iniziato a usarli con l'embossing, a colorarli. Anche questi sono di AliExpress, alcuni sono nuovi perché dopo non li avevo più usati, adesso li proviamo insieme. Quindi, allora, prima di andare avanti col video, prima che me ne dimentico, saluto una ragazza che mi ha chiesto di essere salutata, che il suo nickname è Kawaii Squishy e si chiama Luisa. Wow, ma sì, l'hai detto io. Visto? Si chiama Luisa come me, quindi Luisa, ciao! Mi ha fatto piacere salutarvi, se volete essere salutate, ditemelo, vi saluto senza problemi. Allora, iniziamo a fare vedere il video. No, farò vedere il video, ragazzi, stanno a fare il test perché non avete idea da che ora sono sveglia. Solo che devo girarlo per forza la sera perché. Lavora, lavora! Così li paghi tutti i debiti di AliExpress. No, si minaccia, ma ci sono i bambini, eh! Non credo che mi seguano bambini così piccoli. Ormai i bambini già quando vanno in prima elementare sono già più violenti di me. Quindi Vabbè, insomma, anch'io iniziamo sono... con questa che è carinissima. Questo set mi incuriosiva moltissimo, quindi lo proviamo volentieri. E dopo ve ne mostro uno solo velocemente, allora vi mostro però Però non mi l'esempio. ricordo, non promettiamo l'inchiostro perché è un po' vecchio, quindi Proviamo questo, se sì. non viene fuori è colpa dell'inchiostro. Sì, beh, eventualmente lo ritimbro, non è quello il problema. No, questo oro comunque va, voglio mostrarvi come risulta. Sperando che si veda, perché è veramente pessimo questo qua della stamperia. Bocciatissimo, cioè se dobbiamo fare il video dei bocciati dell'inchiostro, questo è stato uno dei primi di marca, ma ragazzi, è bocciatissimo. Guardate, il timbro è perfetto. Adesso voi lo vedete vagamente dorato, forse in telecamera si vede un pochino, ma questo vi assicuro che non è perché è vecchio, questo era così. Guardate la differenza. Cioè qua rimane tutto l'oro sul timbro. E una volta che ve l'ho timbrato, io adesso se lo guardo così da piatto, io lo vedo verde oliva. Se voi lo vedete un po' in controluce, vedete che l'oro manca. E questo non è perché è vecchio, ma proprio perché è una schifezza di timbro. Vi mostro. Vediamo un altro set. Andiamo a caso. No, ma vi mostro ancora le case, dai, così ce le abbiamo già aperte. Con un altro colore, più che altro per non aprire tutti i set, cioè non posso mostrare ovviamente tutti i set, se no. Wow, facciamo video di ore e ore. No, ma anche perché ogni set è composto veramente da tanti. Vi mostro il Versa. Questo Ma è già migliore, questo è più recente anche. Sì, io non è. l'ha letto tutta la dorata dopo. Però anche questo non dà l'effetto che volevo io, cioè se io voglio un tampone dorato, deve essere come quando uso la polvere a rilievo dorata, che
loro rimane. Io giusto una volta ho commentato ad una ragazza che aveva il mio stesso problema, lei stava cercando il colore oro e non le si asciugava, e gli ho detto guarda non ti si asciugherà mai. Allora questo è un attimino più forte, però alla fine se li guardiamo vicini, sì, questo rimane un attimino più dorato, però alla fine poco di più, cioè rimane tantissimo oro, rimane sempre tantissimo oro di meno rispetto all'altro, perché se noi andiamo a vedere quello della stamperia rimane proprio ancora più oro sul coso. Però una volta che voi andate a timbrarlo, ragazzi, per capire che è oro, dovete mettervi in controluce. E poi ve lo mostro un attimino più avanti, quando si asciuga meglio vi mostro cosa succede quando si toccano. Sì, mi sto riempiendo, togliamo un attimo la pagina, questa ve la lascio da parte perché ve la voglio mostrare. Allora, il set delle case ve l'ho mostrato, vi mostro ad esempio questa scritta, o no, vi mostro la base qua natalizia come uscirebbe, ve ne mostro giusto alcuni perché sennò faremo un video di giorni. Allora, vi posso assicurarvi che tranne rarissimi casi i clear stamp che ho preso su Ali, contate che i miei set sono tutti di AliExpress, perché comunque io mi rifiuto di spendere 20 euro per un set di timbri, cioè mi piacciono, sì, non dico di no, però se ci vuole anche, cioè comunque non è che ci lavoro. Una leggera resistenza. Sì, come sempre quando li devi tirare fuori la prima volta, anche perché logicamente non li ho neanche usati neanch'io, ci vorrà un po' per poterli usare. Carosello, non so come cambiare il timbro. Perché? No, se solo un centimetro quadrato di domani avrei staccato tutto. Ma no, adesso viene, sono così quando sono nuovi. Sì, meglio della colla quando devi usarla. Beh, questo sì, però, Dai, dai, che ce la fai, dai, che sei prima, dai! Niente, adesso facciamo i conti. Conti con senza l'oste. Ci vuole un po' di pazienza, scusa. Cominciamo a contare le pecorine, una, due, tre. Dai, che sei a metà timbro, dai! Non farmi ridere. Dai, che c'è? Faccio di non mi dico un fastidio. Vedi, qui è un tipo che fa l'istessa perché devo essere sporcato. Ecco. Dici? Sì, sì, dice, no, sto bene così, devo sporcarmi. Ma cos'è? Vedi, attack. Sì, beh, alcuni sono allucinanti da togliere, ma non solo perché sono quelli di AliExpress, Ve lo dico, che magari pensate che è così perché sono questi di Ali, ma... Ecco che viene, dai! Dai! Anche quelli della stamperia sono uguali. Cosa non dai in palestra prima o poi te? Dici? Esci allenarti per sto po' di libri. Ok. Arriva! Suoniamo le trombe, ce l'abbiamo fatta. Guarda che non è una pizza, Ah, non ci sta, forse ci sta. Allora, questo vediamo se funziona o no. Mettilo dritto, mi raccomando. Cosa cambia? Ma fai multicolor. Sì. Beh, è ghiaccio. Di che colore vuoi che lo facciamo? Io vi assicuro che questi tamponi qua, per farne un uso normale, sono più che buoni. Contate che io sono 2 anni che non lo uso, guardate. Timbra ancora. Perché sono stati proprio i primi acquisti che ho fatto su AliExpress. Adesso chiudiamolo bene perché sennò... Il primo amore non si scorda mai. Dici? Allora, questo è un tipo di timbro che va bene come base, o comunque se volete creare ad esempio una card. Guardate. Oh, che bello. Ad esempio, se voi dovete fare anche soltanto un biglietto d'auguri, questo è della misura giusta. Lo timbrate ed esce un effetto veramente molto carino. Qua
è perché c'è l'azzurro chiaro chiaro che l'ho timbrato. Però ecco, questo per farvi capire anche la qualità comunque degli inchiostri di AliExpress. Vedete che non ha sbavato né niente. Vi assicuro che è buona, mi era stato chiesto più di una volta il tipo di qualità ed è veramente molto buona, quindi non dà eccessivi problemi. Come adesso vi provo ancora un timbro, poi basta, perché sennò direi che il video è già durato tanto. Anche perché devo andare in palestra dopo. No, non facciamo questo, dai. Natalizio. Ah, poi volevo dirvi che vi farò un video più avanti per mostrarvi questa tipologia di timbro. Adesso non appoggio lì, se no mi si sporca. Che è quella con... Non mi viene il nome. Mi viene il nome spagnolo, non so perché. Quello che serve per fare le timbrate giuste? No, il tipo di animale, vabbè, lasciamo stare il tipo di animale. No, è viene in mente flamingo, ok, tenetevelo come flamingo perché in italiano non mi viene adesso. Comunque, il fenicottero. E questo qua è quello. Scusa, qua c'entra flamingo. Perché si chiama flamingo. Questo è il timbro ideale, ad esempio, da utilizzare con la Precision Press, appunto perché è formato da più elementi, quindi si può andare a creare la timbrata sovrapposta con colori differenti. Però vi farò un video a parte dove ve lo mostro e vi mostro quella tipologia di timbri, perché io altri non ne ho. Io mi sono rifiutata di comprare quelli della Precision Press perché li ho visti, costano 5 euro, e francamente 5 euro per fare un fiorellino così mi sembra buttare via i soldi, anche perché dopo sarebbero troppo piccoli per l'utilizzo che ne faccio io. Quindi per questo vi farò un video più avanti dove ve lo mostro. Adesso vi faccio vedere ancora una timbrata di questo con un altro colore, anche perché sennò dopo mi trovo 200 timbri sperando che collabori. Guarda, perché dopo la camera devi lavarli tutti i giorni. Guarda che bravo. Ah, questo è venuto via come niente. Quello è svenuto subito. Dici che è collassato, aspetta, sì, sì. Quindi mi sa che Yuki fa una brutta fine. Di che colore provi? Allora, tata. Aspettate che ho salvato. Questo è rosa. Ma se fa, non sono fatte per fare un timbro ogni colore, quello lì. Allora, questi qua, se voi avete i timbri, quelli piccolini, sono fatti, si può tranquillamente andare sul colore scelto. O se no, questi di per sé nascono per fare i degradé, quindi voi avete un timbro, lo timbrate e avete l'effetto sfumato. Ma provo a vedere su tre cani degradé se è vero, perché ti inventate quelle cose. Dai, vuoi che mostriamo un colore unico? No, va bene, andiamo avanti. Dai. Andiamo avanti, non so, non vi decidete. Perché vedete, ad esempio, se io timbro con quello è troppo chiaro, quindi io vado a timbrare con la parte più scura, se no non vedete nulla. Però per farvi capire che per essere timbri che sono fermi da 2 anni, direi che sono ancora ottimi. Logicamente ci sono anche quelli con i colori singoli, quindi dipende che uso che ne fate voi. Io all'inizio le avevo prese perché mi ero comprata la svegliettina, quella per segnare il tempo, per non comprare i memo pad, e mi piaceva l'idea di farla con le sfumature di colore. Guardate, perché non si è arrivato prima, cioè, vedete la definizione, sono perfetti. È per quello che io vi consiglio, è vero che bisogna aspettare da AliExpress, però purtroppo il problema che è successo recentemente è colpa dell'Italia. Se voi guardate i timbri dei pacchetti che vi arriveranno, io ho pacchetti timbrati a settembre, se dopo al centro di smistamento lasciano i pacchi lì perché non hanno personale, questa non è colpa di AliExpress, logicamente. È solo per farvi capire che sì, bisogna aspettare 2 mesi, però se voi andate in un negozio a prendere un timbro del genere vi costa 20 euro perché comunque fa parte di un secondo set molto grande. Secondo me hanno nascosto gli scarafaggi, perché sì, si sono presi gli scarafaggi. Che schifo. E quindi questo è per farvi capire che sia gli inchiostri sono veramente validi, contando che io sono da tantissimo che non li uso e non li ho provati prima di iniziare a fare il video, e non sbavano, una cosa ottima, perché comunque ci sono delle tipologie di inchiostro che sbavano moltissimo, questi danno comunque una timbrata perfetta in tutti i colori. L'unica cosa che posso consigliarvi, non comprate mai su AliExpress l'oro e l'argento, non so, ce li ho ancora. Io avevo provato questi qua, no, non ve lo, guardate, ve lo mostro così, e non è perché è secco, è perché timbra acqua con qualche puntino
di glitter, è sempre stato così. Ho provato a comprarne due, ho provato sia questo che un'altra confezione che era leggermente più alta e l'effetto era uguale, sia l'oro che l'argento, quindi da AliExpress non comprateli perché non timbrano. Adesso vi mostro questi qua, ritorniamo al nostro tamponcino. Guardate cosa succede quando andate a strisciare. Adesso aspetta, ve lo faccio vedere su un dito pulito, forse non ho. Ok, perché ce l'ho di tutti i colori. Faccio con la mia, con mio, con mio, con mio. Sì. Cioè, guardate, se voi adesso andate sopra il colore, guardate. Aspetta che becco, non trovo più il dito, eccomi. Viene via. Oh, e un po' alla volta viene via tutto e rimane una sorta di verde. Siamo ricchi. Oh. Questo qua della Versa invece non perde una cosa leggerissima, però ecco, secondo me non è oro, perché io ho visto degli ori timbrati che sono oro. Questo qua sì, in controluce vedi che è oro, non perde ed è già qualcosa. Quindi se proprio dovete scegliere un oro, non prendetelo dalla stamperia, perché vi assicuro che non timbra nulla, cioè timbra lui per timbrare, però vi rimane tutto l'oro sul timbro e vi rimane questa patina verde più che altro sull'agenda. Quindi io per il momento ho provato solo queste due marche, quelli da AliExpress, proprio nei bocciati direttamente. Io spero che il video, dato che mi era stato richiesto, vi sia stato utile. Faremo il prima possibile anche il video con la Precision Press, perché sono curiosa di utilizzarla con quella tipologia di timbri, sperando che su AliExpress ne mettano anche altri prima o poi, così. Quindi io chiudo il video qua, perché capite che questi sono una piccola parte, durerebbe delle ore il video dei miei arrivi, però casualmente quando voi vi serve un timbro, quello vi manca. È per quello che su AliExpress li continuano a mettere. Io spero che sia stato utile il video, anche e soprattutto per farvi una recensione veloce dell'inchiostro. Mi è venuto in mente perché avevo tenuto fuori il memento. Poi mi sono ricordata che mi erano state fatte diverse richieste sull'oro, l'argento, i tamponi di AliExpress, così ve li ho mostrati, anche con dei colori normali, come vedete, quanto vale comprarli da AliExpress. Risparmiate soldi, dovete solo avere pazienza. Però vi assicuro che ci sono alcuni venditori che in 3 settimane avete la merce a casa, hanno delle spedizioni veramente veloci. Quindi il video finisce qua, spero di essere stata utile. Ciao a tutte e alla prossima. Ciao a tutte.